che qualcuno abbia letto, abbia visto in televisione l'inaudito richiamo, l'arroganza di una vicepresidente della Camera arrivata fortunosamente a quella posizione, che con aria da maestrino alla preside gli ha detto di mettere la mascherina. Così sembrerebbe, perché in quell'ordine, basato su nulla e sulla sua assoluta ignoranza, sembrerebbe esserci un riferimento al mio stare senza maschera, quindi avere fatto un gesto polemico. Sgarbi rifiuta mascherina, dura bacchettata Carfagna. Invece, a leggere bene e anche a vedere, ci si rende conto che la mascherina che io ho addosso, quella che vedete, io ce l'avevo, non me l'avevo fatto tolta. Particolarmente scomoda alle orecchie, la tenevo legata agli occhiali. Tant'è che la frase vera della preside è: onorevole Sgarbi, indossi bene la mascherina. Con quelle mascherine ridicole che hanno loro, che non proteggono da niente, che sono di uso comunitario, non si vede quali garanzie possono dare più le loro fragili mascherine di gazza di quella che dà questa maschera, sia pure un po' lasca. Quindi indossi bene la mascherina e dice la poveretta, non sugli occhiali, ma chi cazzo sei? Per stabilire se la devo portare, c'è scritto anche che la devo portare alle orecchie, ignorante! Qualcuno ti ha detto che devo attaccare la mascherina alle orecchie? Studia! La maschera la porto sulla faccia e mi tutela alla distanza che qui si vede, che non è tenerla lontana, è tenerla comunque vicina. Ignorante! Allora, questa Carfagna intollerabile, spero di vederla poco e non ho più intenzione di salutarla, dice: onorevole Sgarbi, indossi bene la mascherina, non sugli occhiali. E perché? Perché? Che ti fa? Chi cazzo sei tu per dirmi dove la devo mettere e come la devo mettere? Mettici tu le catene alla bocca, come hai già portato. Non è che qui ci sono 629 imbecilli che la indossano. La richiamo all'ordine, altrimenti la devo mandare fuori dall'aula. Indossare la mascherina è una forma di rispetto verso i suoi colleghi che infatti protestano. Non si capiva di cosa protestassero. Probabilmente del fatto che lei aveva fatto il fenomeno, aveva fatto la prima della classe, perché altrimenti non avrebbero visto a distanza di 10 o 20 metri o 30 metri se io la portavo più o meno sugli occhiali o sulle orecchie. Lei ha voluto fare il fenomeno, cioè, vedi, io redarguisco Sgarbi, ma vai, ma lascia perdere. Io la macchina la porto come voglio, ma farei meglio a non portarla, in ogni caso, perché fa male e perché il capo della protezione civile Borrelli ha detto: io non porto la maschera, rispetto le distanze. La distanza è l'unica norma prescrittiva, il resto sono regolette fatte in una camera di 629 balordi che hanno accettato, per far figura davanti al popolo, di mascherarsi e imbavagliarsi in modo ridicolo e attraverso strumenti inutili. Chiaramente, comunque, indossi bene la mascherina è cosa diversa dal rifiuto di indossarla. La stessa cosa di quando con l'altro presidente della Commissione Cultura avevo difficoltà a parlare con la maschera, perché la maschera è una maschera che blocca la parola e quindi, siccome stavo parlando, mi cascava la maschera. Ora, l'agenzia che vi ho letto è un'agenzia AGI. L'altra dice: onorevole Sgarbi, indossi la mascherina. E questo è un errore dell'ANSA, perché io la indossavo, la portavo esattamente così. Era un pochino mobile, ma era comunque davanti al naso e alla bocca. Che cazzo devi fare delle prediche, se non per fare la bella figura? Questo lo dico per quanti sono favorevoli alle mascherine. Io l'avevo, la mia maschera della capra, per dire quanto è capra la Carfagna. Capra, 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 capra.